Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi devo assolutamente ringraziare Andrea di C-Race Online, che avevo già discusso di una sua mod, e mi ha proposto di testare la sua bellissima Alfa 4C S2 Evo, che testeremo sul circuito che ci vedrà protagonisti questo venerdì per il campionato Seathlon TCR. E assolutamente ragazzi, voglio testarla insieme a voi. Intanto vorrei fare una panoramica perché veramente la realizzazione di questa mod è spettacolare. Mi sono addirittura scelto la skin del mitico Valentino Rossi e direi di andare subito in pista per non perdere tempo. Mi sto confondendo con i tasti e andiamo a testarla. Intanto audio mostruoso, vediamo all'esterno. Senti qua. Mamma mia. What a monster, ragazzi! Mamma mia! Una reattività, ragazzi, spaziale! Mamma mia! Ma quanti newton metro sfrutta quest'auto? Sviluppa. Vai. Prima cosa, audio mostruoso, fisica di guida mostruosa, cioè fuori dal normale st'auto. Mamma mia. L'interno è pazzesco, dovrei testarla con il casco di realtà virtuale. Qui Vincenzo mi bacchetterà le dita come si faceva una volta. Il force feedback risponde perfettamente, ma è un mostro sta macchina, ragazzi, bellissima. Lungo il Fabri e sono abituato con le Leon, quindi. Mamma mia, ragazzi, ve la consiglio. C-Race Online, magari vi lascerò il link del forum dei ragazzi. Contattate Andrea per maggiori informazioni perché persona davvero squisita. C'è un campionato con questa, ragazzi, è impossibile. Che bestia. 6 marce, 2,90, 1,93, 300 all'ora. Mamma mia, raga. Una reattività impressionante. Pam, dentro la curva. Mamma mia. Guarda, anche se vado largo, una trazione che non finisce mai. Erogazione di potenza micidiale per questa macchina, ragazzi. Intanto ricevo messaggi su Steam. Non importa, questo è il bello delle registrazioni così. Ah, ragazzi, ve la consiglio, mamma mia, divertimento puro, pazzesco. Ah, questa qua. Cioè, non ti viene voglia di non smettere mai. Cercare i limiti di quest'auto. La frenata è impressionante, raga. Francamente il dettaglio non è assolutamente malvagio. Bravi ragazzi, con queste mod stupende, 300 all'ora, guarda che bomba! Dai ragazzi, ultimo giro insieme a me, poi vi lasciò tranquilli. Cerchiamo di fare un po' più i pazzoidi con quest'auto. Divertentissima, ragazzi. È una macchina estrema, ovviamente. Per chi ama le auto un po' stravaganti, potenti, belle da vedere.
Vabbè, mettiamo un po' di replay. E su questo spettacolare replay, ragazzi, io vi consiglio assolutamente di andare a visitare il sito dei ragazzi di C-Res Online. Ormai sono diventati amici miei. Questa mod è veramente speciale, la vedete, realizzata in modo maniacale. Ringrazio ancora Andrea per avermi dato la possibilità di testare questa mod. Per maggiori informazioni, se vi interessa, ragazzi, il sito ve lo lascio in descrizione, C-Res Online. Dopo questa piccola prova di questa mod, spero che vi sia piaciuto. Noi vi ricordo che l'appuntamento è per venerdì alle 21 per la seconda gara del campionato Seat Leon TCR. Siamo ad Imola. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un commento qui sotto, un like, non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito. Ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabris è tutto, ciao!